Siamo con Natale Chiaudani, il campione italiano, si è laureato pochi giorni fa ad Arezzo, è venuto a San Patrignano con i suoi cavalli di punta, in particolare Fix Design Almero, col quale sta facendo bene. Mi confermi, Natale? Sì, sono molto contento del cavallo, nonostante il vicino campionato d'Italia, che è stato un campionato particolarmente duro, anche per le temperature terribili. Il cavallo dimostra di essere veramente in forma, l'altra sera fa due percorsi netti con grande semplicità. Ecco, senti, io non parlerei tanto della gara che stai per affrontare adesso, quanto diciamo del proseguo della stagione. Quindi adesso sappiamo ci sono le Olimpiadi, poi dopo le Olimpiadi quali sono i tuoi impegni? Sicuramente la Spagna, alla fine del mese di agosto siamo già in gara a Gijón, che è la nostra ultima tappa della Promotional League, e dopo rimarremo in Spagna fino alla finale di Barcellona, uniremo un altro concorso, probabilmente Estoril in Portogallo, e quindi dopo questo impegno il cavallo farà qualche settimana tranquillo e dopo riprenderà, nel senso che continuerà a lavorare ma non a gareggiare, e poi forse farà un paio di percorsi prima di partire per la Spagna. Ecco, la tua partecipazione a San Patrignano, perché è un bel concorso ma anche qualcosa di più forse, come ti sei trovato anche quest'anno? Ma San Patrignano io la conosco da tempo immemore, ho fatto praticamente tutte le edizioni, addirittura conoscevo bene Vincenzo Muccioli, c'è stato un momento che forse dovevo scegliere di venire a montare per lui, e quindi è una realtà che conosco molto bene i ragazzi che mi sono affezionati, fra l'altro nelle mie scuderie di Budrio me l'hanno costruite loro, come questo non lo sapevo, sì, come nota di colore, e sono stati bravissimi, hanno passato un mese nella mia scuderia di Budrio veramente dimostrando grande dedizione al lavoro, simpatia, e quindi ho un particolare buon ricordo sempre di questa comunità. Grazie Natale, ti faccio l'in bocca al lupo per il prosieguo della tua stagione agonistica. Crepi il lupo.